Ciao a tutti, sono Arianna, dottoranda in astrofisica presso l'Università dell'Insubria. Durante il mio dottorato ho studiato una classe di stelle chiamate pulsar. Le pulsar sono stelle di neutroni rapidamente rotanti e altamente magnetizzate. Arrivano a campi magnetici 10 alla 12 Gauss e brevi periodi rotazionali. Infatti le pulsar più veloci possono ruotare su se stesse anche centinaia di volte al secondo, mentre quelle più lente hanno un periodo rotazionale di decine di secondi. Il nome pulsar deriva da pulsating star, infatti questi oggetti si comportano come dei veri e propri fari cosmici, ovvero emettono un cono di radiazione, principalmente in banda radio, dai poli magnetici che viene intercettato dall'osservatore ad ogni rotazione della stella. L'effetto è quello di osservare un segnale pulsato estremamente regolare al periodo di rotazione della pulsar e per questo vengono anche detti orologi cosmici. Sono oggetti estremamente compatti perché hanno masse paragonabili a quella del Sole, ma un raggio di circa 10 km. Questo porta ad avere densità elevatissime paragonabili a quelle dei nuclei atomici. Le pulsar e più in generale le stelle di neutroni si formano dall'esplosione di stelle massicce. Durante l'esplosione di supernova si verifica il collasso gravitazionale del nucleo della stella originaria e il risultato è la formazione di queste stelle morte dove non avvengono più le reazioni nucleari. Le pulsar nel corso della loro vita rallentano fino a quando il meccanismo che genera le pulsazioni in banda radio non è più efficiente e noi non siamo più in grado di osservarle. Però alcune di esse, se appartengono ad un sistema binario, possono essere riaccelerate. Infatti la stella compagna può trasferire massa e momento angolare sulla superficie di neutroni e portare alla riaccelerazione di quest'ultima fino a periodi rotazionali del millisecondo. Io studio proprio questa classe di oggetti, cioè sistemi binari in cui la pulsar in miliardi di anni viene riaccelerata dalla stella compagna. Una volta che il trasferimento di massa termina, la pulsar si riaccende e possiamo osservarla come pulsar radio al millisecondo. Grazie allo studio multibanda, io studio questa classe di sistemi sia durante la fase di accrescimento, in cui sono molto luminosi in banda X, ultravioletta e ottica, sia durante la fase finale dell'evoluzione, quando l'accrescimento termina e possiamo riosservare la pulsar in banda radio.